già dicevo, tornando a quello che ho detto stamattina, insomma, ognuno di noi deve essere libero di seguire quello che insomma ha dentro, per realizzarsi, per insomma, nella vita normalmente, ma chi non ha ancora chiaro un obiettivo all'interno, come si deve muovere? Qui entriamo nell'altra domanda che hai emesso poco fa, tra il desiderio e il bisogno. All'interno di ciascuno di noi esiste una dimensione naturale che è il procedere verso la vita. La confusione scaturisce dal fatto che la persona non risponde a quella che è la pulsione interiore, il desiderio. E come desiderio è non avere più bisogno di indicazioni esterne. Il desiderio viene dall'interno. Desidus, la parola dice, lontano dalle stelle, nel senso che non ho più bisogno della stella polare come indicatore esterno per seguire la rotta, ma ho la spinta portandomi verso il fine da conseguire, mi si chiarisce nella dinamica esistenziale, cioè vivendo giorno per giorno quello che è di foschia mi si chiarisce. Se invece io non rispondo al primo desiderio, allora piano piano mi si offusca. In parole più semplici, il bambino sa bene quello che vuole. A mano che cresce, con tutte le inibizioni e le proibizioni, finisce per non muoversi più. Allora la confusione scaturisce dall'incontro con l'ambiente che lo costringe a non educarsi più. Tant'è che noi usiamo il termine educazione come imposizione sul soggetto e non come espressione del soggetto. Coglie la differenza? Allora, la confusione avviene perché il soggetto non si può educare. Però a volte è anche portato a reprimere. È esattamente quello che ho detto prima. Cioè, reprimi, può essere cosa, represso no? O si reprime. Se è represso è in uno stato di proibizione, se si reprime è in uno stato di inibizione. L'inibizione parte dal di dentro, la proibizione viene dal di fuori. Comunque è una confusione perché il soggetto non può essere se stesso.